Buongiorno a tutti e bentrovati a Nuova Pillola di Benessere. Oggi parliamo di una pianta annuale e unica per il suo odore, ma anche per le sue numerose proprietà. In realtà il maggiore uso di questa pianta, che è il basilico, è quello culinario, anche se dall'antichità il basilico non veniva mai utilizzato come alimento, comunque come condimento, bensì veniva usato per tutti i suoi benefici per l'essere umano. Ma partiamo dall'origine. Il nome scientifico del basilico è Ocimum basilicum e l'etimologia è greca e significa re. Tant'è vero che questa etimologia ci fa capire l'importanza che venne data proprio a questa pianta. Pianta che è unica in quanto si riesce facilmente a distinguere perché è caratterizzata da foglie verdi e fiori bianchi. È originaria dell'Asia, anche se poi si è diffusa in tutta Europa e già i romani ne facevano un largo uso. In realtà, al giorno d'oggi, il basilico, oltre ad essere un prezioso condimento per quello che sono alcune insalate, pensiamo nel periodo estivo, l'insalata di pomodori, spesso è bene associarla al basilico, oppure spesso anche sulla pizza, spesso viene non solo adornata, ma si va a conferire un tocco in più con l'aroma del basilico stesso. Ma è anche elemento chiave di molti composti, primo tra tutti mi viene a pensare il pesto alla genovese, che lo vede proprio come ingrediente fondamentale con l'aggiunta di formaggio, di aglio, pinoli e quant'altro. In realtà il basilico dal punto di vista nutrizionale è anche un ottimo alleato del nostro benessere, in quanto pensiamo che 100 grammi di basilico conferiscono solamente 26 kcal, senza dimenticare che la maggior parte, il maggior componente in esso rappresentato è l'acqua. Di 100 grammi ne abbiamo 92 grammi di acqua e all'interno di questi componenti abbiamo anche dei micronutrienti molto importanti, primo tra tutti il potassio. Il basilico è tra le fonti migliori di potassio dal quale poter assumere questo micronutriente, ma anche il calcio e il ferro. In piccole quantità questo micronutriente riesce a essere donato al corpo. Ovviamente per avere un buon apporto di questi micronutrienti è bene che questo basilico venga consumato fresco, anche se come altre modalità di conservazione ci sono sia delle modalità che lo vedono essiccato oppure congelato, ma ovviamente non dico di avere la piantina, però acquistarlo fresco è sicuramente molto utile. Oltre ad essere un ottimo alleato che ci permette di ridurre l'utilizzo di sale e altri condimenti, dal punto di vista benefico sono numerose le proprietà di questa pianta. Primo tra tutti viene utilizzata per quello che sono i dolori reumatici e alle articolazioni, per via di un composto che riesce anche a prevenire quelli che sono le varie sindromi da raffreddamento. Questo composto è l'eugenolo, che è il composto anche responsabile del caratteristico odore del basilico, odore direi unico e inconfondibile. Ma il basilico ha anche effetti benefici sul digerente, infatti l'olio essenziale di basilico riesce proprio a far digerire o comunque a migliorare la peristalsi e quindi anche la digestione. Inoltre ha effetti molto positivi anche sul sistema nervoso centrale, infatti spesso è utilizzato per quello che è l'ansia, ma anche le emicranie. Ed infine anche come riesce a favorire la lattazione nella donna. Ovviamente tutti questi benefici si possono ottenere anche senza consumare dosi massicce di questa pianta, perché come tutti gli alimenti abbiamo detto che bastano anche delle eque, delle giuste quantità per avere tutti questi benefici, tant'è vero che presenta anche delle controindicazioni. Primo tra tutti l'allergia: se si è allergico alle paritarie è bene evitare di assumere questa pianta, così come anche le donne in gravidanza è bene che evitino di assumerlo crudo, più che altro per il problema della toxoplasmosi. Fermo restando che è anche un ottimo antinfiammatorio, tant'è vero che anche come decotto può essere utilizzato e applicato addirittura anche sui brufoli. Cosa dire? Quindi è bene acquistare il basilico, comunque avere una piccola piantina a casa in maniera tale che possa essere utilizzato sia per condire per esempio le insalate o addirittura anche per una fresina o per essere un elemento chiave del pesto, che ricordiamo sì lo troviamo in commercio, ma è sempre bene magari farlo in maniera artigianale a casa. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ricordo la nostra pagina Facebook e il canale YouTube dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda e vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci!